Salve a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti, benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Allora, qui ci potrebbe stare una sorpresina di mercato per gennaio, ve lo dico già, fatemi sistemare un pochino qua la roba, che se no sto scomodo, raga, è un casino. Ci potrebbe stare una piccola sorpresina per quanto riguarda gennaio, perché voi sapete abbiamo tanti problemi ancora di rosa da risolvere. Tra cui alcuni giocatori che proprio non se ne vogliono andare, ragazzi, in modo totale. Ci sono dei giocatori che sono qui, non riusciamo ancora a vendere. E a gennaio c'è un nome veramente molto, molto particolare che potrebbe lasciare la Juve, perché c'è un'offerta. Fermi tutti, c'è un'offerta per lui, quindi torniamo un pochino a parlarne. Perdonatemi, ragazzi, se sono un po' scompigliato a livello dei capelli, però torniamo un pochino a parlarne serenamente fra pochissimi secondi, in modo tale da darvi un pochino un'idea sulle varie situazioni. Allora, che dovete fare però? Tre cose molto semplici: l'iscrizione, il solito like, solita campanellina, ovviamente sempre delle notifiche, per rimanere ovviamente sempre aggiornati. Mi raccomando ragazzi, è veramente molto importante. Io vi ricordo che se voi non attivate ovviamente la solita campanellina delle notifiche non avete mai video, e se vi va potete ovviamente, vi ricordo tra l'altro che escono video nuovi tutti i giorni, perché sempre bisogna dirla sta cosa qua, e se vi va potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei social. Allora, io vi dico una cosa, va bene? Questo giocatore sta qua da una vita, cioè è qui da una vita. Io portavo il pannolino quando è arrivato, eh? Qui da una vita sto giocatore qui. Non, abbiamo provato a darlo in tutti i modi, ragazzi, cederlo in tutti i modi, fuori in tutti i modi, una volta qui, una volta abbiamo provato. Alla fine quest'anno si è piantato, ha detto no, non vado da nessuna parte. Sto parlando ovviamente di un giocatore che voi conoscete benissimo e di un problema per il nostro, diciamo, direttore, quindi per Giuntoli, che ormai, voglio dire, sta esaurito a furia di cercare di capire come lo può vendere e dove lo può vendere. Povero Giuntoli pure, che da questo punto di vista sta passando veramente un guaio. Detto questo, c'è un'offerta per lui che io fra poco tenterò di illustrarvi. Ovviamente è un'offerta nuova, quindi l'avete sentita pochissimo. E sto parlando ovviamente di un giocatore che non vi piace, perché sentendo le vostre opinioni, io so che questo giocatore proprio a voi non vi piace particolarmente, quindi non piace al pubblico. E sto parlando di Arthur. Arthur, quest'anno noi abbiamo provato a darlo in tutti i modi, raga. Abbiamo provato a cedere Arthur in ogni modo, capito qual è il discorso? In ogni modo. Lui ha detto no a tutte le varie idee che c'erano ed è rimasto qui a percepire il suo denaro. Ora è arrivata un'offerta dal Como. Sapete che il Como è allenato da Fabregas, che ovviamente è un allenatore giovane, moderno, che insomma sta cercando di fare bene con il Como. Il Como, giustamente, secondo me, non è nemmeno una brutta squadra, eh? Perché ho notato che la rosa del Como ha dei talenti di buona qualità all'interno, però insomma, come ogni squadra che comincia un progetto tecnico e non ha tutto questo denaro da investire, o meglio, i proprietari sono molto ricchi, ma giustamente non investono 200 milioni all'anno, giustamente il Como trova un po' di difficoltà. E quindi, guardandosi intorno, avrebbero identificato nel nome di Arthur un rinforzo per gennaio, pure perché questo giocatore sta costantemente fuori dalla squadra. Thiago Motta proprio non lo vede, ok? Ed è normale che non lo veda. Il problema è che in settimana noi abbiamo parlato di questo con il giocatore. Abbiamo discusso, abbiamo parlato chiaramente con Arthur, abbiamo detto: guarda, tu a gennaio, vuoi o non vuoi, devi andare via. Cioè, vedi te come devi fare, tesoro, perché a gennaio noi ti dobbiamo comunque cedere. L'offerta principale che è arrivata è quella del Como. Quindi, squadra in Italia, ti permette di spostarti di pochissimo perché da Torino a Como non è poi così lunga. Giochi fisso, sei allenato, insomma, in un certo modo, posto assicurato, piccola squadra, stai sereno. Arrivato a 28 anni e dopo 3, 4, 5 anni deludenti ad altissimi livelli, forse è il momento di fare un passo in avanti. Io
Invece lui, sapete cosa ha detto quando gli è stata presentata questa offerta? Lui ha detto per il momento non vuole accettare, perché il Como è una squadra che al momento giustamente non gli può dare lo stipendio che percepisce la Juve. Quindi o la Juve paga lo stipendio e il Como se lo prende e lui va a giocare al Como e te lo togli dai, insomma, dai Maroni, oppure in alternativa lui resta qui per tutta la stagione e tu continui a pagargli lo stipendio. Il che è veramente indegno, cioè io mi meraviglio, sapete dove mi incavolo io? Perdonatemi, l'avevo già detto in un altro video questa cosa qua, però ve lo ripeto perché forse qualcuno non ha visto quel video. Io sapete dove mi incavolo veramente tanto? Quando io ad esempio vedo giocatori che per mestiere fanno questo, no? Tu per lavoro che fai? Fai il giocatore, fai il calciatore. Dovresti essere interessato a giocare a calcio, dovresti avere la mentalità tale da dire voglio giocare a calcio, cioè voglio essere importante per una determinata squadra. Lui no, lui preferisce sedersi e guadagnare. Cioè, io mi ci rendiamo conto di che cosa stiamo parlando? Questo c'ha 28 anni e non gioca a calcio seriamente da 4-5 anni. Ah sì, perché ha fatto il prestito a Firenze. Wow, clamoroso, ci cioè, poteva restare a Firenze, invece non l'hanno voluto riscattare. Io sono incavolato con lui, non perché guadagna tanto, perché quello è un altro discorso. Io sono incavolato con lui perché lui vuole stare qui seduto. Cioè, a te te frega niente della tua carriera, non hai voglia di metterti di giocare, di conquistare gare, non so, di avere, non lo so, di rendere la tua carriera in un certo senso rilanciare, provare anche un po' a rinascere. Non c'è voglia di fare niente praticamente, stai seduto. Percepisci lo stipendio che devi percepire, e quello non ti piace, quello non ti piace, il Como non ti piace perché non ti può pagare tutto lo stipendio. Fammi capire, Arthur, che vuoi? Vuoi il Real Madrid? Vuoi il Barcellona? Vuoi, non lo so, il City? Queste sono squadre che purtroppo non ti vogliono. In maniera molto chiara, capisco che stare in una big europea sia molto meglio che stare al Como. Ma non è così che funziona. Cioè, io sono allibito dal carattere e dal comportamento di questo giocatore. Te devi levare dai. Punto. Te lo dico con tutta l'onestà. Te l'ho detto nella maniera più pratica possibile. Perché ho provato ad essere elegante. Ho provato ad essere educato. Ho provato ad essere delicato. Non funziona. Forse dicendotelo in questo modo, recepisci, capisci quello che intendo dire. Questo pesa un sacco di soldi a bilancio. Tu non ti puoi immaginare quanti soldi stiamo a dare noi, Arthur. Capito? Che potrebbero veramente sono soldi buttati, veramente buttati, capito? Allora tu a gennaio, se noi abbiamo una dirigenza forte, adesso tu a gennaio prendi e te ne vai lì. Questo è il discorso. Io sono veramente allibito da quello che sto, da quello che sto leggendo, da quello che sto vedendo con Arthur, cioè qualcuno gli dia, non lo so, uno scappellotto diciamo, sulla nuca in modo tale da ritornare un pochino a ragionare, perché secondo me questo qui questo è fuori di testa, Arthur. Fuori di testa. Vuoi stare qua senza fare niente, non hai voglia nemmeno di andare a metterti a giocare al Como? Che vuoi? Cosa vuoi? Tanto qui non giochi. Non giochi qua. Non giochi. Qua non giochi. Comunque, io non veramente sono veramente indignato e la cosa giusta da dire, secondo me la terminologia giusta, non riesco a rendermi conto, cioè io no, non riesco a ragionare come ragiona lui. Perché io se fossi un calciatore seduto non me ci starei, ti dico la verità. Non starei seduto senza fare niente e senza avere opportunità di giocare. Cioè andrei in una squadra che mi permettesse di giocare. Punto. Andrei in una squadra di ottimo livello in cui avrei l'opportunità comunque di giocare.
Evidentemente Arthur preferisce stare in silenzio, seduto, senza fare niente. Vabbè, bravo. Datemi una vostra opinione.